Ok, possiamo cominciare. Questo è il primo di quattro incontri che faremo come da calendario nel percorso formativo per i genitori e i ragazzi del sesto e settimo anno. Questo era tutto già anche comunicato nel calendario dato via all'inizio dell'anno. E, con noi stasera ci sarà il professor Giuseppe Mari. Magari qualcuno di voi lo conosce, lui ci sta accompagnando in diverse occasioni per la formazione dei catechisti, ma anche è venuto anche in altre occasioni con i genitori. E tre di questi incontri li terrà proprio lui. Lui è docente di pedagogia all'Università del Sacro Cuore, l'Università Cattolica, e stasera proverà a sviluppare con noi alcuni argomenti che gli ho presentato e ho chiesto potessero essere oggetto della nostra condivisione, del nostro confronto. Noi siamo qui e abbiamo il desiderio, magari forse anche la pretesa, di aver accompagnato i nostri figli in un cammino che crediamo sia un cammino di fede. E siamo convinti che li abbiamo iscritti, li abbiamo portati a questo cammino perché è come se fosse un tesoro che lasciamo nelle loro mani. Certi che questo tesoro della fede possa aiutarli a vivere meglio. Questa fede loro l'hanno accolta o la stanno ancora accogliendo e la stanno maturando attraverso una serie di contenuti che hanno appreso da voi e dai catechisti, ma anche attraverso uno stile. Io vi ho detto sempre e in più occasioni che se noi vogliamo che i nostri figli vengano iniziati alla comunità, di quale comunità stiamo parlando? Non di quella ipotetica, ma di quella che vedono. Quindi è chiaro che la fede che stanno maturando e che hanno ricevuto non è solamente un insieme di contenuti, ma è anche uno stile, anzi deve diventare uno stile che hanno appreso da voi, dalla comunità. Anzi, a questo proposito dico un suggerimento, lo faccio quest'anno a tutti gli incontri con i genitori, magari qualcuno può darsi che l'abbia già anche sentito perché ha figli in altri anni. Il suggerimento è questo, quando arriviamo in oratorio potremmo fare una cosa molto semplice, ma credo anche molto efficace, molto potente. Non occorre che vengano i vostri figli con voi a fare quello che adesso vi dico, perché ora sono grandi e quindi potrebbero anche non necessariamente essere con voi a fare questo, ma se venissero sarebbe anche meglio. Che cosa vi propongo? Quando arrivate qua, di varcare l'unica porta che è sempre aperta in oratorio, 24 ore su 24, che è quella della chiesa. Tutte le altre porte sono spesso chiuse e vengono aperte solo per necessità. Quella della chiesa è aperta sempre, non la chiudiamo mai. Quindi per me sarebbe bello, ma anche da parte vostra credo sia bello, quando arrivate qua, sia perché volete vedere una partita, sia perché andate al parco giochi, sia perché c'è l'incontro di catechesi, sia per tanti altri motivi, per una festa, prima si viene qua, si fa un giro in chiesa, si saluta il Signore, come per ricordare che se c'è tutto questo, il motivo è perché c'è Dio, perché c'è Gesù, perché c'è questa cappellina qui dentro, attorno alla quale tutto è costruito. Credo che diventi fortemente esemplificativo per i vostri figli. E come hanno assorbito parecchie cose di voi, penso che potrebbero assorbire anche questa. E penso che valga addirittura molto più di 1000 raccomandazioni, una cosa del genere. Ecco, dicevo, noi pensiamo, riteniamo che questo tesoro dato nelle loro mani li aiuti a vivere meglio. È una verità per noi la fede, la verità che si concretizza in un Dio che si fa vicino a noi in Gesù Cristo. Questa verità può darsi che venga messa in discussione o incontri delle difficoltà a essere vissuta, a essere creduta, a essere testimoniata, raccontata. Allora a Giuseppe ho detto, prova, sviluppa un po' questo tema tenendo conto del fatto che la nostra conoscenza è intrisa della dimensione di fede, ma può darsi che questo non sia ancora un elemento che aiuti a vivere questa fede, perché a volte la conoscenza può essere solo nozionistica o tradizionale, nel termine forse meno potente del suo significato, e quindi ho chiesto,
Prova a darci qualche suggerimento a tal proposito. Per far questo, allora stasera ci confronteremo con lui. Proporrà un suo intervento, poi potremo anche scambiarci alcune considerazioni. Però prima, giustamente, gli diamo il dono dello spirito perché ci aiuti a essere capaci di cogliere quello che può essere importante per noi, per le persone che incontriamo. State pure seduti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili alla tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti. Io ringrazio Don Davide che mi ha chiesto di venire questa sera a incontrarvi, perché quando ho l'occasione per incontrare gli educatori lo faccio volentieri. Questa per me è l'opportunità di fare una proposta e di raccogliere qualche spunto poi di riflessione sulla proposta. Quindi vi ringrazio non soltanto per l'attenzione che porterete, io parlerò per non più di mezz'ora, ma anche per le spunti, le idee che vorrete condividere con me a margine dell'intervento. Don Davide, come ha introdotto un attimo fa, mi ha chiesto di intervenire sul tema della conoscenza, della conoscenza riferita a Dio. Allora io ho pensato che una parola forte per identificare il rapporto con Dio come un rapporto che ha a che fare con la conoscenza è la parola verità. E allora vorrei questa mia riflessione giocarla tutta sulla parola verità, rispetto alla quale credo che sia importante che ci rendiamo conto che, almeno questa è la mia impressione, però poi vorrei sentire anche voi, la parola verità tende a metterci abbastanza a disagio, perché quando sentiamo parlare di verità, a me sembra, l'impressione che abbiamo, il sospetto, la preoccupazione che ci viene è che qualcuno desideri con questa parola in qualche maniera catturarci. Mentre evidentemente l'essere umano aspira a essere libero e quindi se dovesse ritenere che la verità lo cattura nel senso peggiore, cioè lo rinchiude in qualche sistema chiuso, in qualche visione del mondo, diciamo, angusta, ecco che a quel punto se ne libera subito. Allora vorrei riflettere con voi su che cosa identifica l'idea cristiana di verità, per poi confrontarmi anche con un'altra verità importante, che non è necessariamente in conflitto con quella della fede, ma che storicamente si è presentata anche in conflitto, che è quella della scienza, per cercare di capire in che rapporto possiamo mettere la verità come la professa il cristianesimo e la verità come la professa la scienza, in quanto evidentemente noi non vogliamo che, per il fatto che siamo credenti, dobbiamo rinunciare alla conoscenza che ci viene dal sapere scientifico. Però è altrettanto vero che se dovessimo ritenere che la conoscenza che viene dal sapere scientifico è sufficiente, non saremmo qua questa sera. Quindi bisogna evidentemente capire in che modo queste due forme di conoscenza si possono incontrare e non soltanto scontrare. Tutto questo per arrivare a concludere considerando in che modo la conoscenza della fede ci può guidare verso la verità, secondo una modalità che ci permetta di guardare a questa parola, la parola verità, con fiducia e non con preoccupazione e men che meno con ostilità. In tutto questo mi introduco leggendo alcune battute di un intervento che ha fatto il Papa Francesco, che si è lasciato coinvolgere in un dialogo senz'altro piuttosto singolare, è il dialogo che lui da tempo conduce con il giornalista Eugenio Scalfari. Noi sappiamo che Eugenio Scalfari è sicuramente una personalità, diremmo, del mondo laico, ma in realtà Eugenio Scalfari ha sempre professato idee molto in tensione con la visione della fede e in certi casi anche in conflitto. Quindi che ci sia questo dialogo tra il Papa e questo giornalista ci deve far riflettere, perché penso che contemporaneamente rappresenti un segno, un richiamo, un segno richiamo al fatto che dobbiamo riuscire a parlare con tutti, facendo in modo però che il parlare con tutti non rinunci a cercare la verità, perché evidentemente il confronto deve essere finalizzato a questo. Allora penso che sia un buon esempio di cosa vuol dire praticare dentro un mondo plurale come il nostro la ricerca della verità. Vorrei leggere allora con voi inizialmente queste poche righe, dove dice il Papa: io non parlerei nemmeno per chi crede di verità assoluta. Lui sta rispondendo a una
domanda che gli ha fatto Scalfari. Nel senso che assoluto è ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque la verità è una relazione, tant'è vero che anche ciascuno di noi la coglie, la verità, e la esprime a partire da sé, dalla sua storia e cultura, dalla situazione in cui vive, eccetera. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, cioè che ognuno abbia la sua verità, tutt'altro, ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non ha detto forse Gesù stesso: io sono la via, la verità, la vita? In altri termini, la verità, essendo in definitiva tutt'uno con l'amore, richiede l'umiltà e l'apertura per essere cercata, accolta ed espressa. Allora, mi sembra che queste parole del Papa ci facciano riflettere, perché ci dicono: che cos'è la verità per il cristiano? La domanda è mal posta, perché la vera domanda è: chi è la verità per il cristiano? Per il cristiano la verità è Gesù Cristo. Dopodiché Gesù Cristo ha detto e ha fatto certe cose, e quello che ha detto e quello che ha fatto va a costituire un che cosa, cioè un insieme di contenuti. Ma se non incontriamo Gesù Cristo, ecco che allora anche la verità cristiana non è più una verità viva. Che cosa diventa? Diventa una ideologia. Infatti, il primo passaggio che vorrei avvicinare con voi è questo. Perché la parola verità oggi tende ad alimentare delle forme di preoccupazione, paura e rifiuto? Perché durante il secolo che si è appena concluso, cioè il XX secolo, il Novecento, la parola verità è stata usata dalle ideologie. E che cos'è un'ideologia? Un'ideologia è un sistema di pensiero nel quale ci sono solo risposte e non ci sono più domande. Provate a pensarci. Nell'ideologia non è possibile porre domande, perché uno che ponga una domanda risulta scomodo e viene buttato fuori a calci. Dovunque c'è un'ideologia c'è solo risposta, ma non c'è domanda. Che cosa vuol dire che c'è solo risposta? Vuol dire che c'è la conformazione delle teste. Vuol dire che c'è il tentativo di fare in modo che tutti la pensino allo stesso modo, nella stessa maniera. Perché questo? Perché dovunque c'è l'ideologia, c'è la presunzione che qualcuno possiede la verità, che qualcun altro non ce l'ha, e quindi chi possiede la verità si attribuisce che cosa? Il compito, la legittimità, il potere di imporre la verità sugli altri. Quindi il discorso è questo: qualcuno ritiene di possedere la verità, ritiene quindi che altri non ce l'abbiano, per questa ragione si ritiene legittimato a imporre la verità agli altri. Ora, che cosa c'è di altamente problematico in tutto questo dal punto di vista della fede? C'è quello che ha detto il Papa prima. Dal momento che per la fede cristiana la verità è Dio, e la verità che noi possiamo incontrare è Dio che si fa conoscere in Gesù Cristo, chi può mai ritenere di possedere Dio? Sarebbe veramente una bestemmia, eh? Se Dio è Dio, certamente nessuno lo possiede. Piuttosto cosa vale? Vale il contrario. Cioè piuttosto è Dio che ci possiede. Allora, nella visione cristiana della verità, nessuno possiede la verità. Perché è vero esattamente il contrario, è la verità che ci possiede. Cioè noi esistiamo perché apparteniamo alla verità. E questo risulta chiaro se noi ci ricordiamo di qual è l'immagine che la fede cristiana ha sempre utilizzato per identificare la persona in cerca della verità, la persona che cerca Dio. È l'immagine della ascesa, cioè della salita del monte. Che cosa capita a chiunque va in montagna? Più uno sale di quota, più cose vede, più cose gli rimangono da vedere. Perché? Perché paradossalmente, quando uno sale di quota, vede di più. Ma mentre lui sale di quota, diventa ancora più ampio l'orizzonte nel quale sta scrutando. E quindi paradossalmente, più
più uno sale di quota, più cose vede, più cose gli rimangono da vedere. Nella prospettiva cristiana, la ricerca della verità è inesauribile, non perché non ci sia la verità, che anzi la verità c'è ed è Dio ed è Gesù Cristo che rende riconoscibile e incontrabile Dio. E nemmeno perché la verità sia qualcosa di incerto, la verità è molto chiara, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo, ha detto e ha fatto certe cose che tutti più o meno conosciamo. Ma nella visione cristiana, per il fatto appunto che la verità è Dio, nessuno la può possedere. Allora è interessante notare come lungo tutta la storia della salvezza, la storia della salvezza è cominciata prima dell'arrivo di Gesù Cristo, è cominciata con l'antico popolo ebreo, no? Cioè, avete presente l'alleanza con Abramo e via di questo passo, eccetera, eccetera. Qual è il problema che continuamente si ripete dentro la storia del popolo ebreo? È il problema dell'idolatria. Cioè, questo popolo che è chiamato da questo Dio a incontrarlo, a un certo punto, ripetutamente, cosa fa? Si costruisce le proprie divinità. Ed ecco l'idolo. E perché si costruisce la propria divinità? Perché vuole una certezza materiale, e tra un po' torneremo a parlare di questo. Ora, se ci pensate, le ideologie sono gli idoli moderni. Cioè, quello che sono stati gli idoli nella storia della salvezza, cioè il tentativo di costruirsi fisicamente un Dio, perché in questa maniera uno ce l'aveva davanti e poteva farne quello che voleva in un certo senso, diventano negli ultimi secoli le ideologie, che sono un modo per dare un accesso rapido alla verità. Ma perché un accesso rapido? Perché è una verità fasulla, esattamente come l'idolo è un modo fasullo di incontrare Dio. Perché se veramente il rapporto religioso è una relazione, nessuno può entrare in relazione con l'idolo. Perché? Perché l'idolo è strutturalmente morto, è un pezzo di pietra, è un pezzo di legno. E così anche l'ideologia è strutturalmente morta, perché è un insieme di idee, fateci caso, che sono sempre funzionali a qualcuno. Allora veniamo al passaggio più rilevante. La fede cristiana non è a rischio di diventare ideologia? Certo che è a rischio di diventare ideologia, come la fede ebraica era a rischio di costruirsi gli idoli. Ogni volta che noi credenti rinunciamo a stare dentro alla relazione con Dio nella Chiesa e ci vogliamo costruire il nostro Dio su misura e la nostra Chiesa su misura, noi ci facciamo l'idolo. E l'idolo ci fa comodo perché siamo noi a farcelo. E quindi fingiamo di confrontarci con l'idolo perché sappiamo già quello che vogliamo fare e all'idolo chiediamo soltanto che ci dica che va bene così. Mentre quando noi restiamo dentro la relazione con Dio, e questo vale anche evidentemente dentro la vita di fede che conduciamo nella Chiesa, noi facciamo i conti con un vivente che non è a nostra disposizione. È importante allora, e con questo arrivo a concludere il secondo punto, che ci rendiamo conto di questo. Se veramente la relazione religiosa c'è, è come, dove il come indica somiglianza, ma anche un'enorme differenza, evidentemente, è come la relazione che noi abbiamo nella coppia, è come la relazione che abbiamo con i figli. Possiamo forse essere sempre certi di questa relazione? No. Questa relazione ogni giorno ci può sorprendere nel bene e purtroppo anche nel male. Ma appunto perché è viva, appunto perché è vera. Mentre la relazione con l'idolo non ci può sorprendere, perché quello è un pezzo di pietra, è un pezzo di legno, è morto. Non ci può sorprendere la cosa, ci sorprende la persona, nel bene e nel male. Allora è importante che ci rendiamo conto che la nostra vita di fede è dentro una condizione che, esattamente come accade per tutte le relazioni che conduciamo, è una condizione che non è mai garantita. Questo perché lo dico? Perché voi sapete che quando la nostra diocesi ha deciso di coinvolgere i genitori nell'iniziazione cristiana, non l'ha fatto per rendere più complicate ai genitori fare i genitori.
Ora è chiaro che stasera potevate essere altrove. Siete qui e per il fatto che siete qui non potete fare altro. Ma qual è l'opportunità che si è voluto offrire a voi genitori in questo modo? Quella di poter eventualmente riscoprire la vostra fede proprio per il fatto che avete chiesto alla Chiesa di introdurre i vostri figli nella fede. E quindi, se dentro il vostro percorso di fede si sono verificati momenti in cui le cose non sono state tanto chiare, se dentro il percorso di fede si è verificato il momento della sofferenza e del disorientamento, oltre che quello della gioia e della soddisfazione, fateci caso, è quello che accade in tutte le relazioni vere. In tutte le relazioni vere noi facciamo continuamente i conti con l'oscillazione tra il meglio e il peggio, perché sono vere, non sono ideologiche, non sono immaginarie. E appunto perché sono vere, noi non le controlliamo, ma siamo dentro alla relazione. Allora è importante che noi a questo punto, se dalle esperienze che ci sono accadute ne avessimo ricavato che la nostra vita di fede si era interrotta, forse in realtà non è detto che si fosse interrotta. In realtà forse è passata attraverso un momento nel quale non c'era soddisfazione ma c'era delusione. Non c'era gioia ma c'era sofferenza. Ma è esattamente quello che accade in tutte le relazioni. Allora forse il fatto che siamo qua stasera può essere un'occasione per riconsiderare quanto questa relazione sia effettivamente essenziale. Perché se è essenziale, allora ha anche un senso chiedere alla Chiesa che i nostri figli siano ammessi ai sacramenti. Se non la consideriamo essenziale, che cos'è? Diventa una farsa. Ma guardate che è una farsa che noi consumiamo ai danni del Padre Eterno. Ora, se il Padre Eterno c'è per davvero, fare una farsa della relazione con Lui è senz'altro serio, per non usare una parola più forte, cioè grave. Quindi io credo che sia importante che noi ci rendiamo conto che su queste cose non si gioca, perché su queste cose in realtà noi ci giochiamo l'essenziale. E allora con questo vorrei passare al terzo punto, perché credo che al di là delle vicende personali, esperienziali, che possono accadere e che possono rappresentare momenti difficili e che eventualmente ci possono anche far perdere il filo della fede, a me sembra che una formidabile obiezione che si è mossa alla fede come canale di conoscenza della verità sia quella che ci viene dalla scienza. Perché la scienza, anzitutto, si è imposta molto spesso dovendo fare i conti con chi, essendo credente, riteneva di avere il monopolio della verità. Quindi la scienza si è dovuta, come dire, aprire la strada a gomitate. La vicenda di Galileo Galilei la conosciamo più o meno tutti, ma non è l'unica. Quindi è chiaro che anche il credente può diventare idolatra. E ogni volta che il credente ha ritenuto di avere il monopolio della verità e che non fosse possibile avere altri modi per cercare la verità, si è comportato come uno che si era fatto un idolo. La scienza si è aperta un varco, non infrequentemente, confrontandosi con questo tipo di opposizione. Dopodiché, come spesso capita nella vita, ha voluto rendere, come si dice, pane per focaccia. E quindi, a sua volta, la scienza ha preteso di esaurire la conoscenza della verità e ha cominciato a trattare i credenti come dei sottosviluppati, cioè come dei trogloditi che potevano continuare a credere certe cose solo perché non erano ancora arrivati ad essere illuminati dal potere della scienza. E non uso questa parola a caso, perché una stagione in cui questo si è espresso in maniera molto forte si chiama appunto illuminismo. E le parole non sono mai casuali. L'illuminismo si chiama così perché erano convinti di avere trovato finalmente l'illuminazione capace di allontanare ogni ombra, incluse le tenebre alimentate dalla fede
per tenere la gente sottomessa. Ora però noi veniamo da 2-3 secoli in cui abbiamo verificato praticamente che ogni volta che si è cercato di costruire delle società presunte perfette, che toglievano di mezzo la fede e che ci mettevano al suo posto la scienza, si è creato lo stesso fanatismo che si è creato ogni volta che la fede ha voluto porsi come l'unico modo di conoscere la verità. Allora vuol dire che il problema del fanatismo non è il problema del credente, è il problema dell'essere umano. L'essere umano è fanatico ogni volta che presume, è un peccato di presunzione questo, di possedere la verità e non riconosce di esserne posseduto e quindi di doverla cercare, perché essendo la verità che ci possiede è come l'orizzonte in cui noi dobbiamo sempre più inoltrarci. E quindi certamente c'è qualcuno che è più avanti e qualcuno che è più indietro. Certamente c'è qualcuno che ha più titolo per illustrare la verità. I credenti, ad esempio, ritengono che i pastori esprimano un magistero. Il fatto che i vescovi esprimano un magistero per i credenti cosa significa? Significa che sono più intimi alla verità e quindi per questa ragione hanno titolo per insegnare. Ma nemmeno i pastori hanno mai ritenuto di possedere la verità, perché anche i pastori si riconoscono servi della verità. È molto interessante. Quando il patriarca di Costantinopoli si attribuì il titolo di patriarca ecumenico, che ha tuttora, e che vuol dire praticamente patriarca mondiale, il Papa di Roma si attribuì il titolo di servo dei servi di Dio. La logica è questa. Cioè, nella Chiesa, anche chi esercita un'autorità la deve esercitare nella forma del servizio, non nella forma del potere. E quindi anche per quanto riguarda la conoscenza della verità, chi nella Chiesa esercita il ministero dell'insegnamento, e sono i pastori, cioè i vescovi e il Papa in comunione tra loro, i vescovi in quanto sono in comunione col Papa, ecco che non possiede la verità e la vende a chili, ma è a sua volta discepolo della verità, pur essendo contemporaneamente anche maestro, perché è dentro questa maggiore intimità con la verità. Allora, una parola rapida sulla scienza, perché vedete, a me sembra che di fronte alla pretesa della scienza di avere la verità, come sempre capita, perché penso che tutti noi qua dentro abbiamo raggiunto un'età in cui abbiamo capito che le medaglie hanno sempre due facce, quindi tanto c'è di importante, di forte, quanto c'è di fragile. Il punto di forza della scienza moderna, che è questo, la scienza moderna è un sapere osservativo sperimentale, cioè parte dall'osservazione, fa un'ipotesi, poi fa l'esperimento per verificare se questa ipotesi tiene, è la sua forza, ma anche la sua debolezza. Perché? Perché vuol dire che la scienza moderna si applica soltanto a ciò che può essere percepito dai sensi. Se è sperimentale, nessuno ha mai sperimentato gli spiriti. Si sperimentano solo le cose sensibili, cioè solo le cose che possiamo percepire. Questa è la sua forza, ma questo è anche il suo limite. Perché? Perché tutti noi sappiamo che nella vita le cose più importanti non sono quelle che vengono percepite. E per farvi cogliere questo, vorrei fare un esempio, una riflessione su una parola che usiamo abitualmente. Se avete mai fatto caso voi a come è strana la parola infinito? Perché è strana la parola infinito? Perché è costruita per negazione. Infinito vuol dire non finito. E perché abbiamo costruito questa parola per negazione? La ragione è molto semplice. Perché noi scopriamo in noi stessi una domanda formidabile di oltrepassamento dello spazio e del tempo. E quando la scopriamo? Quando amiamo qualcuno. Quando noi amiamo qualcuno, che esperienza facciamo? Un'esperienza di totalità, un'esperienza di perennità. Chi di noi vorrebbe che l'amore fosse a termine? Nessuno. Poi sappiamo che tragicamente può essere a termine e tante coppie vanno incontro alla rottura. Ma qual è l'amore che non è mai a termine? Provate a pensare. Chi di noi divorzierebbe da suo figlio? Forse qualcuno divorzierebbe da suo figlio? No. L'esempio più forte di legame di cui è capace l'essere umano non è il legame di coppia.
perché sappiamo che il legame di coppia può anche spezzarsi. È il legame di generazione. Perché una volta che abbiamo generato un figlio, noi proviamo un vincolo nei confronti del figlio che è gigantesco. Allora vuol dire che nella nostra vita noi proviamo, almeno in questo caso, il richiamo di ciò che non ha termine. Perché quando io metto al mondo un figlio, io divento padre finché campo. E questo lo sappiamo tutti qua dentro. Ma allora provate a pensarci un attimo. Qual è la cosa strana di questo? È che noi contemporaneamente proviamo qualcosa che non deve avere fine. Ma tutto quello che noi possiamo fare per esprimere questo amore è sempre limitato. Chi di noi è capace di porre un gesto che non si concluda? Nessuno. Fateci caso, noi facciamo sempre e soltanto l'esperienza di quello che è finito. Quando noi facciamo l'esperienza di qualcosa che è infinito? Mai. Perché tutto quello che noi riusciamo a fare comincia e finisce. Ma noi abbiamo in noi stesso questo formidabile richiamo a qualcosa che duri per sempre. Ecco perché abbiamo inventato la parola infinito. Perché avendo in noi questo richiamo a qualcosa che dura per sempre, ma facendo i conti sempre e soltanto con esperienze limitate, noi abbiamo identificato l'infinito negando ciò che è limitato, che è l'unica cosa che incontriamo. Negando ciò che è limitato, che è l'unica cosa che incontriamo, noi corrispondiamo a questa sorta di squarcio che si fa nella nostra vita e che ci porta oltre lo spazio, oltre il tempo. È per questo che il sapere scientifico non ci dà tutta la verità, perché quello che vi sto raccontando, cioè la dimensione infinita, per la scienza è semplicemente invisibile, in quanto va al di là di quello che può essere percepito. Quindi vuol dire che dentro la vita umana noi troviamo qualcosa che ci rimanda come un richiamo a ciò che va oltre la materialità. Ed è da qui che prende forma il rapporto religioso. Perché la dimensione religiosa è precisamente generata da questa formidabile domanda di amore che va oltre lo spazio e oltre il tempo. Allora su questo vorrei adesso concludere in 5 minuti, perché siamo partiti considerando il tema Dio, verità e conoscenza. E quello che vi ho raccontato finora dice semplicemente questo: la verità esiste, ma non la possediamo, piuttosto ne siamo posseduti. La conoscenza scientifica esiste, ma non esaurisce la verità. Anzi, in forza dell'esperienza d'amore che noi tutti qua dentro abbiamo fatto avendo generato un figlio, noi abbiamo verificato che cosa? Ciò che è più forte di ogni descrizione scientifica. Perché ci introduce dentro una relazione che ha una sua logica, che va al di là di quello che la scienza può spiegare. Perché la scienza ci può anche spiegare come prende forma la vita umana, ma chi di noi si specchierebbe in questa spiegazione per dire perché ha messo al mondo un figlio? E che cosa vuol dire per lui che l'ha messo al mondo? La descrizione scientifica non è in grado di corrispondere a quello che per noi significa aver messo al mondo un figlio. Allora a questo punto ci rendiamo conto che la cosa più importante va oltre il piano della descrizione. E qui si apre la dimensione di fede. Allora vorrei concludere con 2 considerazioni. La prima la traggo da una testimonianza che ha dato un bresciano vissuto, come vedete, nell'Ottocento. Si chiamava Giuseppe Tovini. Era una personalità nella Brescia di allora, perché era impegnato anche politicamente, pubblicamente. Ha messo al mondo comunque 10 figli e la Chiesa lo ha riconosciuto come beato. Allora lui diceva una frase che a me ha sempre molto colpito, che suona così. Lui dice: senza la fede i nostri figli non saranno mai ricchi, con la fede non saranno mai poveri. Provate a pensarci. Senza la fede i nostri figli non saranno mai ricchi. Perché? Perché gli mancherà questo elemento che va oltre il piano della descrizione, che è quello profondo.
con la fede non saranno mai poveri, perché certamente potrebbero ritrovarsi nella povertà, e al tempo di Tovini la povertà era molto più praticata, presente di oggi, però tragicamente sappiamo che ci stiamo tornando dentro in quella situazione. Ma se uno ha fede, a cosa lo richiamerà la fede? A riconoscere che non è solo. Provate a pensarci. Noi quando siamo forti? Quando viviamo per noi stessi o quando viviamo per qualcun altro? Tutti conosciamo la risposta. Allora la fede è fondamentale, perché? Perché facendo riconoscere che non siamo soli, ci fa riconoscere che viviamo per qualcun altro e quindi ci rende forti. E a questo punto viene la conclusione. La conclusione è questa. Voi avete chiesto alla Chiesa che introduca i vostri figli nella fede. La diocesi ha colto in questa vostra richiesta l'opportunità perché ci sia anche da parte vostra la disponibilità a una riconsiderazione della fede. Magari non avete bisogno, però se guardiamo i numeri in giro, cioè è chiaro che la pratica religiosa sta semplicemente crollando, se fa raccontarsi. È chiaro che negli ultimi 20 anni la quota di chi va a messa, non dico che sia dimezzata, ma certamente è calata molto. E quando noi ci guardiamo attorno, l'impressione che abbiamo è che in realtà la pratica religiosa stia franando. Allora forse non è così incredibile pensare che anche tra di noi questa sera ce ne siano non pochi ma tanti che negli ultimi anni hanno abbandonato la pratica religiosa, hanno smesso di andare a messa regolarmente la domenica, hanno smesso di praticare i sacramenti, a cominciare dalla riconciliazione e via di questo passo. Allora, se è vero che con la fede i nostri figli non saranno mai poveri e senza la fede non saranno mai ricchi, questo vale anche per noi. Allora penso che sia importante riflettere se l'iniziazione cristiana dei nostri figli non sia l'occasione, qualora ce ne fosse bisogno, per riallacciare questa relazione con Dio, nella Chiesa, attraverso Gesù Cristo. Avendo quindi riconosciuto che sono tante le cose che sappiamo, grazie alla scienza, ma questa non va a illuminare le cose più importanti, ma sono appunto le cose più importanti, quelle che ci hanno portato qui stasera, perché non a caso ho evocato il rapporto col figlio, che è la cosa più importante che abbiamo. Quindi forse vale la pena che come adulti ci lasciamo interrogare, ma con questa avvertenza, e con questo concludo. La ricerca non vale per se stessa, esattamente come le domande non valgono per se stesse. La ricerca vale per trovare qualcosa e le domande sono significative e serie quando sono fatte per trovare le risposte. Allora noi potremmo, in questo percorso che le diocesi ci ha offerto, o prenderlo come uno scherzo e a un certo punto, come dire, buttar via quelle 2 ore ogni tanto e far finta di starci, oppure prendere sul serio questa opportunità e quindi chiederci come noi oggi stiamo vivendo la relazione con il Dio di Gesù Cristo, che è quello a cui vogliamo fidare i nostri figli. E penso che una prima risposta, una prima modalità per rendere concreta questa domanda è questa. Sono andato alla Santa Messa domenica scorsa? Se la risposta è no, forse vale la pena che ci interroghiamo, se non valga la pena andarci domenica prossima. Vi ringrazio per l'attenzione. Normalmente quando proponiamo incontri dove un relatore tiene una sua riflessione, poi si apre un momento di confronto dove ci possono essere considerazioni da parte vostra, un interscambio di condivisione in merito alle nostre esperienze. Quindi questo potrebbe essere l'attimo nel quale mettiamo sul tavolo alcune nostre considerazioni. Comincio con una richiesta io da fare a Giuseppe, è questa. In un contesto come il nostro, sempre più caratterizzato da una diversità di presenze in termini etnici, religiosi, culturali, questa varietà e questa molteplicità di presenze in qualche modo
si confrontano con la nostra dimensione spirituale. E penso ai nostri figli, se non si ha una conoscenza profonda, ma anche una conoscenza amata della propria esperienza di fede, diventa difficile un confronto che non passi attraverso a volte lo scontro, vediamo quanta difficoltà c'è con chi è diverso da noi, o che diventi anche semplicemente un essere fagocitati da qualcuno che magari la dice più convincente della nostra proposta. Questa è una prima riflessione, cosa ci dici in merito a questo confronto? Il secondo aspetto che ti voglio proporre è questo, è legato alla pressione culturale che in modo violento addirittura credo oggi investa i ragazzi. Anche noi adulti, ma se penso a un ragazzo nella sua dimensione di crescita, nella sua anche volontà o desiderio di costruirsi una propria identità, una pressione culturale fatta dai media, fatta da uno stile di vita, fatta da un mercato, fatta da una tecnologia, da un'utilità della vita, che sembra quasi sconfessare, prima tu lo accennavi, la nostra dimensione di fede, perché l'esperienza cristiana parla anche di altre cose, almeno in termini diversi. Come può un ragazzo oggi trovare aiuto, trovare un supporto negli adulti? Che cosa possiamo essere noi adulti di fronte a questi ragazzi in un contesto come questo? Grazie Don Davide. Io rilancio in forma dialogica come farei anche con voi, cioè diciamo ci parliamo semplicemente. E rilancio sulle due questioni che ponevi. La prima questione è certo che noi oggi siamo dentro un mondo che è molto plurale e lo sarà sempre di più. Ora, a me sembra che la situazione in cui stiamo entrando in realtà sia quella da cui siamo partiti. Perché se noi pensiamo a come il cristianesimo si è espresso all'inizio, il cristianesimo si è espresso in un mondo molto vario, dove c'erano molti modi di intendere la vita, e dove quindi i cristiani avevano davanti a loro la sfida di riuscire a fare cogliere l'essenziale della loro visione di fede e quindi anche di vita. E penso che noi saremo chiamati a fare la stessa cosa, cioè a far cogliere dove sta l'essenziale. Allora, è interessante notare che in questo tentativo di far cogliere dove sta l'essenziale, i primi padri della Chiesa hanno puntato spesso sulla esigenza di far riconoscere l'essenzialità della fede. Perché il mondo nel quale si esprimeva il primo cristianesimo 20 secoli fa era un mondo dominato da visioni della realtà che negavano il valore della fede in due modi. O perché professavano che la vita esprimeva soltanto una realtà materiale, e quindi se tutto ciò che esiste è materiale, la fede non ha alcun bisogno di esserci, perché è sufficiente conoscere la materia per quello che si riesce. La scienza c'era anche 20 secoli fa, era diversa da quella di oggi, ma c'era comunque. Oppure, quando andavano oltre la materialità, e quindi parlavano anche di spiritualità, però affermavano che la conoscenza spirituale uno poteva raggiungerla da se stesso. E quindi non c'era l'esigenza di una fede che venisse da qualcuno. La caratteristica tipica del cristianesimo qual è? E che nella visione cristiana la fede è dono. È stato molto onesto il Dalai Lama quando, intervenendo a Milano qualche anno fa, tanto lui va là a fare le sue conferenze, ha detto: la differenza fondamentale che c'è tra noi buddisti e i cristiani è questa. Per noi buddisti la redenzione è una autoredenzione. Cioè, ognuno di noi si redime perché? Perché raggiunge una spessore di coscienza, una profondità di pensiero, un'intensità di meditazione, per cui si salva da sé. Invece per voi cristiani la redenzione è dono di Dio, ed è vero. Quindi l'altra prospettiva che c'era sul tappeto era quella di dire: certo che c'è il mondo spirituale, ma non occorre una rivelazione, perché è sufficiente che l'uomo, scavando dentro se stesso, trovi appunto la verità che ha in sé e che gli permette di andare oltre il livello comune. Allora è interessante notare che i padri della Chiesa, per affrontare questo duplice problema, misero in campo precisamente l'affermazione che la fede è essenziale. In questo modo loro hanno respinto una lettura puramente materialistica delle cose.
Ma in questo modo hanno anche respinto l'idea che l'essere umano si salva da solo, perché hanno posto la riflessione sul fatto che l'essere umano viene salvato. Certo, l'essere umano collabora o non collabora alla salvezza, ma è Dio che lo salva. Allora penso che sia importante che noi oggi riscopriamo l'essenzialità della fede. E questo mi permette di avvicinare anche il tuo secondo quesito. Perché è vero che oggi c'è una formidabile pressione che spinge appunto ad accontentarsi, a non perdere troppo tempo a considerare certe cose. Però penso che noi forse dovremmo fare qualche paragone storico. Torniamo all'epoca che abbiamo alle spalle, che è l'Ottocento. Era un'epoca dove c'era una fortissima pressione sociale a fare in modo che la gente restasse com'era. E far restare la gente com'era cosa voleva dire? E voleva mantenerla in uno stato di servaggio. Che cosa ha permesso a quella gente di sottrarsi a questa pressione? Paradossalmente la fede. Cioè il riconoscimento di un futuro. Ma su questo voglio essere molto chiaro, Io non mi riferisco soltanto alla fede cristiana. Mi riferisco anche alla fede socialista, per esempio. È chiaro che se i nostri avi di 200 anni fa avessero guardato solo la loro situazione presente, avrebbero continuato soltanto a ubriacarsi il sabato sera e a lavorare gli altri giorni della settimana. Perché, sentite, uno che 200 anni fa era mezzadro o era a servizio di qualcun altro, che prospettive poteva avere sul suo futuro? Se si guardava attorno ne vedeva altri che erano come lui. In che senso la fede libera? Ma la fede libera perché fa riconoscere un futuro. In questo senso, sia la fede socialista, sia la fede cristiana hanno operato per spingere la gente a non adattarsi al presente. Dopodiché è chiaro che per me non sono fedi uguali, ovviamente, perché il limite della fede socialista, secondo me, è che è ancora una fede che sta sotto l'orizzonte della storia. E quindi ci riporta ancora dentro una logica di carattere materiale, mentre la fede cristiana è una fede che ci porta oltre l'orizzonte della storia e ci dà quindi la salvezza. Ma sul fatto che sia stata la fede a spingere la fede, secondo me questo è assolutamente riconoscibile. E quindi questo penso che possa e debba far riflettere anche noi oggi. Magari può darsi che sia accaduto qualche anno fa, perché ora sono più grandicelli, i vostri figli forse non ve lo chiedono adesso. Ma vi è mai capitato che vi chiedessero quando voi morirete? L'ha mai chiesto? Però penso che l'abbiano pensato, sicuramente l'avranno pensato. In molti casi succede, i bambini chiedono ai genitori quando moriranno. Perché lo domandano? Perché hanno paura, chiaramente, che la cosa più grave che possa accadere possa venire e loro restino privi dell'amore che una famiglia può dar loro. Ecco, voi cosa rispondete? Cosa rispondereste? Quando prima Giuseppe parlava di una fede che ci rende liberi perché parla di futuro, è un po' questo. Per quanto noi possiamo sforzarci dal punto di vista umano, anche dal punto di vista salute delle relazioni, che sono importanti, sono ciò che mandano avanti l'esistenza, perché noi viviamo per l'amore di qualcun altro o perché non qualcun altro, questo non è mai sufficiente però a tirarci fuori dalla tomba. Occorre qualcuno più forte che ci tiri fuori dalla tomba. Noi, raccontando la nostra fede, aiutiamo i nostri figli a vivere. E la vita non si esaurisce nell'esperienza solamente terrena o nell'esperienza materiale. Per cui se noi raccontiamo la fede, noi raccontiamo l'eternità ai nostri figli. E diventa veramente il grande tesoro dell'esistenza. Diventa una potenza che è capace di trasformarti la vita. Mi piacerebbe fare qua una piccola sottolineatura tra la differenza tra potenza e violenza. Potenza indica una misura e normalmente uno nella potenza agisce perché guarda avanti, perché vuole costruire qualcosa. La violenza invece non ha misura,
è smisurata. Quando uno è in preda alla violenza fa cose che non misura. E la violenza non ha futuro, perché si esaurisce tutto in un istante. Noi oggi abbiamo una dimensione che si conclude entro un secondo. Viviamo in un eterno presente, raramente guardiamo avanti, anche perché continuiamo a mandare messaggi discontinui sul futuro. E quindi noi, più che dare messaggi potenti che guardano avanti, diamo messaggi purtroppo anche inconsciamente violenti. Perché? Perché non sono capaci di futuro. La categoria del senso, che è una categoria prettamente cristiana, che ci porta alla speranza, è ciò che ci dice che noi abbiamo un'originalità che ci differenzia da tutto il resto della creazione e di quello che c'è attorno. Un'originalità che ci vede a immagine di Dio e che ci dice che non potremmo e non possiamo e non potremo essere dimenticati, persi o dispersi, come si tende a fare adesso anche con le ceneri, disperderle in natura. E c'è ben di più. Ecco perché allora c'è, secondo me, un bisogno di raccontare con potenza questa fede, perché è capace di futuro, di un futuro che tra l'altro va al di là dei nostri occhi. I nostri occhi, quando mettiamo il coperchio della bara, non vedono più niente. Io ho fatto circa 1200 funerali in vita mia. Non mi abituo mai alla scena quando mettono il coperchio. Mai. Perché stona con la nostra esistenza. Perché sai che da lì in poi la persona a cui tu vuoi bene ti verrà strappata dalla vista per sempre. Per sempre. Ecco, noi con la fede cosa raccontiamo? Se non una vita che si vive in modo eterno già qua, adesso. Perché ci dà gli strumenti per vivere al meglio la vita che abbiamo. Ecco qua per me una cosa che è potente. Non è mai una violenza educare la fede, cosa che invece secondo me è molto violento educare, purtroppo come accade oggi, alle sole logiche del mercato, della tecnica e dell'utilità. Perché si esauriscono tutte nell'istante in cui viviamo. Manchiamo di prospettiva futura. Ora io vi dico, ce lo diciamo tutti, diceva anche Giuseppe adesso, raccontiamoci questa potenza, se è una potenza in noi, perché se è una farsa allora diventa un po' problematico, ma se è una potenza raccontiamolo con la nostra vita. Penso che diventi il più grande regalo che potremmo fare ai nostri figli. Qualcuno ha qualcosa da sottolineare, da chiedere? Ok, prego, lascio il microfono. Grazie e complimenti per la relazione. Volevo chiedere, la Chiesa, secondo lei, non è mai stata idolatra? Dunque, noi sappiamo che la Chiesa è santa. La Chiesa è santa perché Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa. Ed essendo Cristo il Figlio di Dio, questo è un atto che non può essere in alcun modo offuscato. Ora, la Chiesa è santa, ma è composta di peccatori. E quindi, certamente, tra i credenti di tutti i livelli, dal Papa all'ultimo dei laici, viceversa, l'idolatria è sempre un rischio e in certi casi si è anche espresso. Ogni volta che i credenti, per esempio, hanno utilizzato la fede per esercitare una forma di violenza, come diceva un attimo fa Don Davide, e i credenti hanno idolatrato Dio. Ad esempio le crociate? Dunque, il fenomeno delle crociate è senza dubbio un fenomeno non, diciamo, da semplificare, nel senso che anzitutto le crociate senza dubbio sono state ispirate da motivi legati alla fede, soprattutto all'inizio. Però non dimentichiamo che una di queste crociate che doveva andare a Gerusalemme è finita a Costantinopoli. Quindi in realtà la crociata è stata utilizzata a fini politici, cioè è stata utilizzata per risolvere
questioni che riguardavano la politica estera del tempo, perché a Costantinopoli non c'erano i musulmani allora, ma c'era l'imperatore d'Oriente. Allora, senza dubbio, dentro il fenomeno delle crociate c'è una presenza di tipo idolatra e che ha comportato la strumentalizzazione della fede in ordine al potere e alla violenza. Però non prenderei il fenomeno delle crociate in blocco, esattamente come non prenderei in blocco l'altra stagione che ha significato un grave scandalo per la fede, che sono le lotte religiose dopo lo scisma d'Occidente tra cattolici e protestanti. Perché è vero che tragicamente e colpevolmente la fede ha alimentato l'odio, però è altrettanto vero che a un certo punto, in quella che è stata la guerra più grave di tutte, perché è durata 30 anni e si è chiamata appunto guerra dei 30 anni, 1618-1648, e per dire ha dimezzato la popolazione in Germania, quindi è stato un conflitto di entità gigantesca, a un certo punto un paese retto da un cardinale, cioè la Francia, il cardinale era Richelieu, scese in campo a fianco dei protestanti svedesi contro l'imperatore d'Asburgo, che era appunto della casa d'Asburgo, il quale si presentava come il difensore del papato. Ora, tanto per non farci mancare niente, anche dal punto di vista imperiale, le truppe che fecero il famoso sacco di Roma a metà Cinquecento erano truppe protestanti ma a servizio dell'imperatore. Questo per dire che anche in quella tragica e colpevole congiuntura, senza dubbio, purtroppo, la fede ha alimentato la violenza, ma la fede è stata anche utilizzata per altri fini. Grazie. Un'altra domanda. Prima parlava della relazione tra la scienza e la Chiesa. Non pensa che nella persecuzione degli scienziati, cioè per Galileo, ad altri illuminati, come diceva prima, la scienza comunque ha voluto imporre una propria verità? Dunque, anche questa è una bella domanda e la ringrazio. Dunque, è chiaro che se c'è una cosa che penso abbiamo capito dal XX secolo, dunque un grande storico che si chiamava Marrou ha detto una frase che secondo me è molto vera, ha detto: la storia è il più grande esperimento mai realizzato. Perché in effetti nella storia noi vediamo accadere le cose, no? Allora penso che una cosa che abbiamo capito dal XX secolo, che è il secolo più ateo e agnostico della storia, ma anche quello che gronda più sangue, è che il problema della violenza non è un problema del credente o del non credente, è un problema dell'essere umano. E qui c'è la parola di Cristo che lo dice chiaramente, come dice Cristo, non sono le cose che vengono da fuori a contaminare l'essere umano, ma sono le cose che vengono da dentro. E quindi l'essere umano fa i conti con qualcosa che in sé, in lui, nel suo profondo, esprime una formidabile ferita, una ferita che porta verso il peccato, verso la violenza, verso la cattiveria, ma non fino al punto da essere invincibile questa inclinazione. Noi questa cosa la chiamiamo peccato originale, e uno dei maggiori teologi che ha definito il peccato originale, che si chiama Agostino, a un certo punto dice: il peccato originale tanto è difficile spiegarlo quanto è evidente riconoscerlo. Ed in effetti noi lo riconosciamo in questa formidabile tendenza che l'essere umano ha a preferire il peggio al meglio, che però non è una tendenza destinata a vincere, perché l'uomo può anche convertirsi. Perché faccio questa premessa? Perché senza dubbio dentro l'agire degli scienziati possiamo trovare arroganza, ma lo possiamo trovare tragicamente anche dentro l'agire dei credenti. Cioè il problema dell'arroganza, il problema della prepotenza, il problema della presunzione è il problema dell'essere umano. Ultima domanda, basta, mi taccio. Diceva prima che la scienza comunque ha dei limiti, ovviamente, temporali. Però se noi consideriamo gli ultimi, mi azzardo, 20 anni, i passi che ha fatto la scienza, quello che sta portando avanti comunque a prescindere, ovviamente da un altro punto di vista, non quello della Chiesa, non può essere comunque sempre più tenuto in considerazione anche sulle rilevazioni scientifiche, su altre cose, anche da parte della Chiesa, e non sempre sono messe in discussione. Grazie. Dunque, ma io penso che una delle cose più importanti che ci ha detto il Papa Benedetto XVI è quando lui ripetute volte ha affermato questo: bisogna allargare l'idea di razionalità, cioè bisogna allargare l'idea di conoscenza. Quando noi pensiamo alla scienza,
pensiamo immediatamente a qualcuno in camice bianco, perché l'idea che abbiamo è che la scienza sia essenzialmente il sapere osservativo sperimentale. Ma in realtà scienza cosa vuol dire? Scienza vuol dire conoscenza fondata. Allora, certamente questo è un modo di fondare la conoscenza, ma non è che il modo di argomentare delle affermazioni sia meno fondato di quello scientifico. Tanto più che noi sappiamo come oggi il criterio per identificare ciò che è scientifico non sia più il criterio della verificabilità, ma è il criterio della falsificabilità. Perché coloro che hanno studiato, inizio Novecento, la storia della scienza, cosa hanno trovato? Hanno trovato che in realtà la scienza non avanza perché si continuano ad aggiungere a cose già sapute altre cose, ma la scienza avanza perché a un certo punto quello che si pensava che prima fosse in un modo, si capisce che è diverso. C'è quello che chiamano il mutamento di paradigma. Allora pensi a Galileo. Galileo giustamente ha sostituito alla vecchia concezione secondo cui al centro dell'universo c'era la Terra, quella secondo cui al centro c'è il Sole. Ma oggi noi sappiamo che non è vero che al centro c'è il Sole. Noi non sappiamo cosa c'è al centro dell'universo. Il Sole è al centro di un sistema solare, ma l'universo è fatto di svariati sistemi solari. Quindi la scienza è falsificabile, come dice questo esempio, perché? Perché le affermazioni scientifiche sono vere fino a prova contraria. E anzi, la scienza progredisce perché si acquisiscono conoscenze che vanno a smentire quello che prima si riteneva. Quindi credo che certamente il sapere scientifico in senso stretto diciamo un sapere importante, però non dobbiamo mai dimenticare che è uno dei saperi che vanno a costituire la scienza, perché poi c'è tutto il sapere legato per esempio all'argomentazione, il sapere legato al ragionamento, e poi c'è addirittura un altro sapere che ha una sua scientificità formidabile, tutto il sapere legato alla simbologia. Quante volte noi, dovendo spiegare qualcosa, e lo fanno anche gli scienziati, utilizziamo immagini. Quando noi passiamo dalla descrizione all'immagine, noi passiamo a un altro tipo di argomentazione. Allora penso che sia importante valorizzare la conoscenza umana in tutta la sua ampiezza, che quindi comprende il sapere osservativo sperimentale, ma comprende anche il sapere argomentativo razionale, ma comprende anche il sapere di tipo simbolico. Ricordandoci poi una cosa, che il sapere scientifico sperimentale, come dicevo prima, ha una condizione di fondo, cioè riguarda soltanto ciò che è materiale, perché nessuno mi ha fatto gli esperimenti con gli spiriti, dicevo, no? Cioè l'esperimento lo si fa soltanto con la materia. Quindi, anche nel confronto tra la descrizione scientifica del mondo e le dottrine religiose, ad esempio quella creazionista, dobbiamo avere chiara una cosa, che il sapere scientifico, l'evoluzionismo cosiddetto, che si esprime oggi come una dottrina accreditata, ovviamente, e presuppone una cosa però, presuppone il mondo. L'evoluzionismo è una interpretazione di come si sviluppa il mondo, ma deve presupporre che il mondo ci sia. Ora, dato che nessuno ha mai osservato la materia darsi vita da sé, allora vuol dire che la spiegazione evoluzionista che si interessa di come si sviluppa il mondo deve presupporre che il mondo ci sia. Ma guarda caso, la creazione vuole appunto rispondere a questo quesito. Perché c'è qualcosa piuttosto che niente? Quindi, la dottrina creazionista, la quale afferma che Dio ha creato il mondo, cioè che prima dell'atto creatore di Dio c'era solo Dio, rimane ancora una dottrina che sta a fianco di quella evoluzionista perché pone l'esistenza del mondo da cui l'altra deve necessariamente partire. In questo senso, per dire, creazionismo ed evoluzionismo non sono in conflitto. Grazie. Ok. Bene, poi avremo modo anche in altre occasioni di riapprofondire alcuni argomenti. Adesso mi prendo qualche attimo per darvi un po' di indicazioni. Allora, quando uscirete, per il sesto anno consegniamo questa scheda sulla quale sono indicate le date dei sacramenti, che sono, ricordo, 13 e 20 maggio. Li abbiamo suddivisi in questo modo, tenendo conto dei numeri e della continuità dei gruppi di ragazzi. Il primo turno, il 13 maggio, vedrà i ragazzi che vanno al catechismo il sabato e la domenica, mentre il secondo turno i ragazzi del gruppo del giovedì.
Come accennavo anche all'iscrizione del catechismo, se qualcuno non potesse un giorno, può trasferirsi nell'altro. Essendo un gruppo grosso, anzi in realtà è meno numeroso degli altri anni, però comunque essendo in tanti è sempre meglio avere due date, due opportunità, così che se uno non può nell'una va nell'altro. Quindi il foglio, la scheda spiega un po' le motivazioni e in basso sono riportate anche le due date con una crocetta da apporre scegliendo la data, così che voi la compilate, me la fate avere, così abbiamo tutti la certezza di quella data che scegliete, o meglio, è già scelta, è già indicata, però se qualcuno per motivo, perché magari è un'altra cresima, o motivi che non sono qua neanche a sindacare, vuole spostarsi, può pure farlo, i numeri ce lo permettono. E vi chiedo anche la cortesia di farci avere questi foglietti con la scelta della data, almeno entro dicembre, cioè io qua ho indicato il 17 dicembre, ci avete ancora più o meno un mese, perché così per tempo ci organizziamo. Lo dico, ma ogni anno capita sempre il contrario. Quindi abbiate questa pazienza nei miei confronti, vogliatemi bene, ma venitemi incontro con i tempi, fate le cose, c'è tempo, c'è. Anche quest'altra scheda riguarda la scelta del padrino e della madrina. Qui è indicato anche quello che le caratteristiche che ci sono richieste dalla Chiesa per essere padrino o madrina. In una prossima occasione magari lo spieghiamo con più calma questa figura. Per questa c'è più tempo, nel senso che non pretendo che arrivi entro dicembre, essendo a maggio abbiate anche il tempo di scegliere con calma la figura, magari anche assieme ai vostri ragazzi, così che sia una cosa condivisa. Dico perché a volte per fare un piacere o anche per riconoscere l'importanza di un parente magari lo scegliamo noi adulti. Dico, a me è capitato così quando ero piccolo, però condividerlo con loro sarebbe una bella cosa. E, in tal senso non occorrono certificati di battesimo per padrini, per madrine, non servono. Questa è una sorta di autocertificazione che la persona che avete scelto ha, secondo voi, la dimensione per poter essere un testimone della fede. E, per quanto riguarda ancora i ragazzi sesto anno, per chi è battezzato a Leno, che vuol dire però in questo caso Leno, Milzanello e Porzano, che sono tre parrocchie che seguiamo noi, non è richiesto nessun certificato di battesimo perché sono già nei nostri registri. Per chi invece è battezzato fuori, anche semplicemente Castelletto, perché è un'altra parrocchia, dovete farvi fare il certificato di battesimo. Per chi poi è battezzato in un'altra parrocchia, non so, a Agrigento o chissà dove, fateci avere il certificato di battesimo. Ecco, in questo caso invece vi dico, per tempo muovetevi, perché poi bisognerà contattare il parroco di un'altra parrocchia, vi dice, basta anche un fax con il certificato di battesimo e questo mi è sufficiente. Anche perché i sacramenti che vengono celebrati, come in questo caso prima comunione, come la cresima o in un futuro matrimonio o se uno diventasse prete o suora, vengono comunque annotati sul registro del battesimo. Quindi noi poi comunicheremo alla parrocchia dove è avvenuto il battesimo l'avvenuto sacramento. Il registro del battesimo è una sorta di carta d'identità dal punto di vista sacramentale. Quindi questo, anche questo ve lo consigliamo e per tempo fatecelo pervenire. E per entrambi gli anni invece ricordo questa possibilità di un pellegrinaggio ad Assisi. Non vi abbiamo consegnato all'inizio dell'anno la scheda come facciamo al solito ogni anno con tutto il programma già pronto, perché essendo il settimo anno già andato lo scorso anno, presumibilmente la stragrande maggioranza non parteciperà, ma giustamente, e riducendosi ad un solo anno la proposta, può darsi che non siano in un numero sufficiente. Allora l'albergatore mi diceva, guarda, non è che abbia fretta, fallo con calma, però senti un po', fai un po' un sondaggio con i genitori, se c'è almeno un pullman, allora ci diamo da fare, altrimenti pensiamo a qualche altra cosa. Quindi vi propongo questa cosa qua, fate avere ai ragazzi il vostro parere, ce lo comunicano al catechismo, quindi vorrei che entro la fine del mese abbiamo una risposta ipotetica. Cosa vuol dire andare a Assisi?
andremo a cavallo del 1° maggio, 30 aprile, 1-2 maggio, mi sembra una cosa del genere, fammi vedere l'agenda, e non si perde neanche un giorno di scuola perché c'è il ponte e poi si sta a casa perché c'è il 1° maggio, sì, è il, anzi, 29, 30 e 1° maggio, quindi domenica, lunedì e martedì, c'è il ponte e il lunedì non perdono neanche un giorno di scuola. Andiamo in un albergo, fuori, appena fuori Assisi, sono questi 3 giorni, colazione, pranzo e cena in albergo, il costo indicativamente 160 euro, viaggio in pullman, andata e ritorno, e poi noi siamo con loro. È una bella proposta. Chi lo scorso anno, solo i bambini, dai, solo i bambini, i ragazzi. No, perché diventa un po' più complicato organizzarla con gli adulti, perché poi vuol dire avere stanze, o dormite in 4 per stanza, poi è un po' più complicata. Invece ragazzi tranquillamente dormono anche in 4 per stanza. Come? E ci pensiamo, intanto fate avere una risposta ai ragazzi, così me la comunicano, almeno entro la fine del mese ci organizziamo, questo è indicativamente. Ultima cosa, anzi no, 2 cose, 7° anno, 23 dicembre, avete già avuto la card con le date degli incontri, ci sarà lo spettacolino prima di Natale che raccoglie i primi 6 incontri del percorso, sarà alle ore 21, i ragazzi verranno però prima della messa, verranno qua in oratorio, lasceranno qua gli zaini con la cena al sacco, andiamo a messa, veniamo qua, cena al sacco, poi facciamo l'ultima prova e poi alle 21 in teatro faremo, diciamo, il resoconto di questo primo percorso che ci ha visti mettere in scena un mini spettacolo sullo Spirito Santo. E vedo che sarà una cosa molto carina, sarà una cosa interessante. Adesso veramente l'ultima cosa, e io ci tengo a sottolineare 2 appuntamenti. Il primo che riguarda la messa domenicale. Noi ci stiamo accostando, qualcuno si è appena accostato a celebrare i sacramenti, ma a me vede mia taica che mi ha messo. Quindi è vero che poi uno può andare anche da un'altra parte, ed è vero che non mi sento nessuno per giudicare la fede, perché la fede non è misurabile, non abbiamo mica un misuratore della fede, ma è anche vero che questo è un indicatore non indifferente. Noi andiamo a celebrare i sacramenti e poi una grossa fetta di noi non viene praticamente quasi mai alla celebrazione. Capite anche voi che dice il paradosso di un qualcosa. E potremmo avanzare qua 1000 riflessioni, 1000 ragionamenti sulla messa, tutto quello che volete. Però se questo è l'obiettivo, penso che almeno in quest'anno diamo un'accelerata, ma anche noi adulti. Guardiamoci sempre il valore semplificativo. Poi se uno non crede o non gli interessa, è che obbligo a fare chissà che cosa. Sto dicendo che mi sembra che in questo percorso di formazione e preparazione per ricevere un sacramento non faccio una piega. Il fatto che uno, se non ha ancora assimilato e maturato l'importanza dell'Eucaristia, forse è bene che aspetti per fare un passo che per me e per noi dovrebbe essere significativo. E l'altra cosa riguarda anche gli incontri di catechesi. Noi ci permettiamo, quando qualcuno dopo 2 o 3 occasioni non viene, di chiamarvi, ma non per sapere, ma magari qualcuno non sta bene e così via. Anche in questo caso però è capitato negli scorsi anni che qualcuno facesse periodi interi senza farsi vedere. Ma dico, al di là della presenza, magari fateci uno squillo, non sta bene, cioè ci terremmo anche a avere un dialogo anche in questo caso. Che dite? Di altre cose non ne ho, se non quella di augurarvi un buon anno. Ok. Buon anno pastorale, eh? Arrivare al buon anno 2018 manca modo un mese. Ok, buona domenica, buona settimana, buon tutto. Ci vediamo, ciao, grazie ancora.